Allora, che siete un pubblico carino, veramente accogliente, caloroso, lo sapevo, però non c'è bisogno di applaudire sempre, sempre, sempre. Soprattutto quando uno sbaglia. Comunque, scusate, dico due parole. Lui è di Barcellona, lui è uno spagnolo, ma un po' di spagnolo lo so. Pedro, chiedo a parlare contigo. A chi, per favore? A chi? Pedro, a chi, per favore? Adelante, a chi? Pedro, a chi? Sorriderò, se non a te. Pedro, scusa, tu intendi quando hablo in spagnolo contigo? Pochito, ok. Ti accordo che quando abbiamo hablato all'inizio del tour, abbiamo concordato che l'assolo si fa corto. Intendi con corto? Come si dice corto in spagnolo qua? Oye, mira, chico, la cosa que te dice todos los días, dice tu vida, compadre, acuérdate de esas cosas, porque todos los días, cada vez que estás pieza, tú empiezas a tocar desde el principio hasta el final, le das un pedacito a los demás para que toques. Entonces, el consejo que te voy a dar es que cuando llegue esta pieza, pues, oye, tú no hagas más eso, entonces lo hagas un poquitico más corto, chico, corto. Cioè, si dice corto, bla bla bla, ragazzo, corto. Intendi corto? Allora, solo si fa corto, se ti va bene, ti metti a chi, se no, alla. E te, perché la legge uguale. Che te la manca via dai qua? Ti metti lì e fino. Scusate, ci sono anche dei carabinieri, se poteste venire per favore un attimo lo... Scusate, questa cosa qua è una cosa fuori programma. Andiamo da ritornare. Ma senti come applaudono. Vabbè, ti hanno fatto l'applauso, adesso basta però, Pedro, por favor. Ti hanno fatto l'acclamazione, basta por favor, Pedro. Basta, Pedro, basta por favor. Ma basta! E applaudi. Ecco, ci sono i carabinieri, per favore potresti ammanettarlo. Mi dai un si bemolle, per favore, riprendiamo. Bendì ti amo, ti dico ai gloria e il signorino le forate e... Aspetta, stop. Tanto ha rovinato tutto, quindi a questo punto posso anche permettermi di interrompere un attimo, visto che siete così gentili nell'ascoltare e sopportare anche delle cose che non vanno bene. Ne approfitto perché, signori, voglio aprire il mio cuore, voglio aprire la mia testa. Dovete sapere che ne parlo, così magari riesco a tirarmi via questo tarlo che mi rode nel cervello da tre notti, non mi fa dormire da tre notti. Magari parlandone riesco a rilassarmi. Dovete sapere che sono tre notti che non dormo, perché a forza di andare a fare concerti in giro per l'Italia, per il mondo, mi sono accorto di una cosa, che le donne sono molto più sveglie di noi uomini. No, non è per prendere l'applauso faccia, è proprio vero, mi sono accorto, le donne quando è ora di dire i propri sentimenti non ci pensano due volte, viceversa, noi uomini. Avete presente quando voi donne ci dite amore, tu mi ami? Dimmelo. Ecco, in quel momento noi uomini al massimo emettiamo dei suoni gutturali. È vero o no? Quando voi donne ci dite amore, dimmi ti amo, noi al massimo facciamo ti amo. Insomma, per farla breve, voglio vedere se c'ho ragione io o no. Voglio sentire solo gli uomini dire la famosa parolina. Solo gli uomini, voi donne zitte per favore, solo gli uomini.
Bebiti. L'avranno fatto in otto. Tanto c'è stato uno in prima fila, ha fatto e cercava di mascherare. Uomini, vi faccio vedere se ho ragione io o no, perché le donne, quando è ora di dire la parola italiana più famosa al mondo e secondo me la parola più bella che c'è nel nostro vocabolario, le donne non se lo fanno ripetere due volte. State ad ascoltare. Donne, solo voi. Uomini, voi zitti. Come prima del resto. Voglio sentire solo le donne. Solo le donne. Questi sono gli uomini che si stanno lamentando. Solo le donne. Bebiti! Tutte. Avete visto o no? Uomini, vi do un'altra opportunità. Perché stasera poi dovete tornare a casa. E lo so come va a finire. Uomini, solo voi. Donne, voi zitte per favore. Solo gli uomini. Bebiti! Adesso è tardi. Fate un applauso alle vostre donne. Ma fateglielo forte. Le donne sono eccezionali. Del resto ci sopportano. È tutto dire, è vero o no? Voglio sentire gli uomini. Bebiti! Le donne. Bebiti! Tutti. Bebiti! Ti dico ai Scusate,
non so che dire, una cosa fuori programma. Riprendiamo da... continuare, se puoi continuare. Mucha grazie Gringo, anche perché adesso voglio fare un, vorrei continuare facendo un omaggio ai miei maestri. Ora voglio cantare delle canzoni che hanno scritto i miei maestri, coloro che mi hanno insegnato a fare swing. Non so se ho imparato bene, ma è giusto che io faccia questo omaggio a coloro che per anni hanno scritto canzoni meravigliose che io ho cercato di imparare. La prima canzone è stata scritta da un artista che ha scritto una cosa che fa più o meno così. Faccia affittato di un cappello, faccia affittato di un turbante, magari lascia il tempo, lascia il tempo. Un po' fiaschifato da un burinello, cerco le cogne di Sabrina, è una bruna serena, è veleno carina, che
whisky and soda. Qualche sera di visto va a trovare da un rock and roll. Un gioco a baseball, ma i soldi per me. Chi ti arriva la tua settima, ma tu lo fa per caro. Americano, americano, ma se ne arrivi da lì, se te ne luce strana dietro fa. Ok, la punta, tu lo fa l'americano, tu lo fa l'americano. Whisky and soda. Whisky e soda e rock and roll. Tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano. Scusate, c'è un'interferenza. Probabilmente è un cellulare. Se spegnete i cellulari, per favore, che stanno facendo. Aspetta, c'è un'interferenza qui che sta. One, two, three. Cosa stai facendo? L'intrattenitore. Ah, tu sei l'intrattenitore, sei uno showman. Tu sei uno che io dico di sa cantare, sa ballare, sì? Sai anche cantare, sì? Mira. Maestros, una nota per favore. Maestros, più notas che non mi ricordo se è il Brahms. Grazie. Mi scusi, signor intrattenitore. Lei sa far cantare anche il pueblo, los musicantes, los unidos, sì? Mira! La 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 la. Posso continuare l'omaggio ai miei maestri? Se puoi continuare, muchas gracias, gringo. Vorrei continuare questo omaggio ai miei maestri cantando una canzone di un artista che ho avuto tra l'altro la grandissima opportunità di cantare con lui varie volte. Guardate, canterò una canzone che cade proprio a fagiolo per l'occasione, perché la canzone dice: si potrebbe andare tutti al tuo funerale, vengo anch'io per vedere se la gente poi piange davvero e scoprire che alla fine è una cosa normale e vedere di nascosto le fette. Vengo anch'io
pensato una cosa. Ma quando tu eri un bambino, quando eri un niño, quando eri piccolo, c'è stato un artista, una canzone che ti ha portato nel mondo della musica? Sì? Cos'è stato? La vida è muy linda. La vida è muy linda. Il titolo di una canzone. Che sarebbe tipo La vita è bella, no? Come quella di Benigni. E chi la cantava? Los Cocos di Rena. La vita è muy linda di Los Cocos y Renato. E come faceva? È la vita, la vita, è la vita muy linda, muy linda. Basta bene meringa, meringa, meringa. Meringa, ti scoppiasse la testa! Ma è una canzone che fa così? Mi fai una cassa jazz, per favore. Questo è jazz. Maestro, per favore, mi fa un giro di basso swing, per favore. Questo è swing. Enzino, fai quel cazzo che ti fa. Vai, un giro. Questo è jazz. Questo è swing. Ma è una canzone che fa così? C'è chi soffre soltanto d'amore. I conti da sbagliare rigore. C'è un giorno invece sempre. E allora nel mio io. Sì, due ero sul parto. Sempre adesso parto. Ciao a chi sbaglia. A chi fece avvelena le pissie. Uno tira soltanto di destro, l'altro invece ci ha avuto un sinistro. Vece sempre di quello che parte, ma dove arriva se parte. Questa cosa la facevano con le mani alzate, eh? Su! 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 Sembrate in un villaggio turistico.
giorno di festa, sarà giorno di festa. Però vi chiedo la cortesia di essere molto ma molto sinceri. Vorrei che alzasse la mano solo colui o colei o coloro che hanno comprato il mio disco nuovo. Cioè, due là in fondo e tre qua. Vabbè, ok. Allora, adesso con la stessa massima sincerità vorrei che alzasse la mano solo colui o con lei o con loro che non hanno comprato il mio disco nuovo. Cioè, vabbè, non c'è bisogno di tenere il braccio alzato, già la cosa mi mette. Vabbè, ma perché vi ho detto tutto questo? È molto molto facile. Come potete vedere qui c'è Emanuele, forse non ti vedo, Emanuele, fai un salto, fanne un altro, fai la giravolta, te lo faccio dire da loro, falla, vieni qua sopra, fatti vedere, fai la riverenza, dai, sto scherzando, allora ti farei trovare qua, ok, allora alla fine dello spettacolo, alla fine del concerto, lui si farà trovare qua e mi auguro che tutti quanti, anche voi, vi facciate trovare qua, perché qui venderemo dei CD, dove mi auguro che tutti quanti voi lo compriate, perché? Perché tutti i proventi andranno in beneficenza a me e sono i miei. Io poi mi asciugherò anche per autografarli se proprio qualcuno vuole, però
soprattutto non è solo per questo, naturalmente non è in beneficenza, insomma, se lo volete comprare bene, se no è lo stesso, no, non è lo stesso. Mi auguro che li comprate, perché dovete sapere che c'è stato un giornalista che ha recensito questo disco e ha scritto che questo è un disco che porta fortuna a tutti coloro che lo comprano. Vabbè, dai, che sto scherzando, poi se li volete comprare bene se no è lo stesso. Ma in realtà vi ho detto tutto questo per un motivo ben preciso. Come avete notato, a me piace molto cantare col pubblico. Ora, io vorrei cantare una canzone nuova, come faccio a cantare col pubblico se il pubblico non conosce questa canzone? È presto detto. Sappiate che da qui io mi sono accorto che, non sto scherzando, siete un pubblico pieno di swing, e quindi io farò una cosa e sono convinto che la cosa funzionerà. Cioè, io ogni volta che farò così, voi tutti assieme dovete cantare: oggi è un giorno che ricorderai, oggi è un giorno che ricorderai. Bravissimo, l'avevo detto che ero pieno di swing. Ogni volta che io lo faccio voi dovete cantare: oggi è un giorno che ricorderai. Bravissimo, state attenti che lo farò anche più avanti, lo farò a tradimento, quindi voi state sempre attenti, ogni volta che io faccio così voi: oggi è un giorno che ricorderai, oggi è un giorno che ricorderai. Si sono aggiustati, queste sono. Possiamo cominciare, dai. Oggi è un giorno speciale, oggi è anche se feriale. Una radio suona già più gialla, cince già più gialla. Un bello spettacolo di bello assai, lo sento già che oggi è un giorno che. Entra dentro al brivido e vuoi, e vuoi. E che c'è nell'aria felicità, oggi è un giorno che ricorderai, oggi è un giorno che ricorderai. Sarà tra quelli indimenticabili. Applauso, ma fatemelo forte, non avete sbagliato niente. Dio, era anche facile, perché bastava che io facessi, siamo bravi fuori. Voglio fare un esperimento, voglio aumentare il tasso di difficoltà, perché siete talmente bravi che, oh, facciamo così. Ogni volta che io alzo le braccia, voi tutti assieme dovete cantare la 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 la. Oggi è un giorno che ricorderai. Non sbaglio niente. Aumento il tasso di difficoltà. Allora, ogni volta che io faccio così, voi con la testa dovete fare. E che lo fate? E questa è la cosa strana. La 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 Signori, ragazzi, ragazze, questa è la parola di Pino!
Che va in onda in diretta dal vivo. Bene, non so se lo sapete, ma coloro che tutti i sabati sera dal vivo in diretta suonano senza sbagliare mai sono questi professori. Ed è con grande orgoglio che ve li voglio presentare uno a uno, cominciando da uno che, ve lo giuro, è stato anche campione mondiale di fisarmonica. Al pianoforte, Enzo Proietti. Thank you.
Gianni Paroli. Un grande orgoglio che vi presento la spina dorsale di una blues, swing, jazz, funky band, ovvero la batteria e le percussioni. Mauro Parma, Peppe Stefanelli. Si vede a occhio nudo. Trombone tenore Daniele Bocchini. E vada a sede quello basso. Il trombone basso sia Pierluigi Bastioli.